Presidente, la sua proposta di modifica. No, Presidente, intervengo sul complesso delle proposte. Complesso. Come da regolamento sa che ogni gruppo ha a disposizione un intervento per 10 minuti. Vede Presidente, mi risulta che alla conferenza dei capigruppo prima fosse presente la Ministra per i rapporti col Parlamento, la Ministra Boschi. Ma perché la Ministra Boschi non ha la sua bella faccina per venire qua e dire di farlo al 19, di portare al 19 la mozione di sfiducia e di non farla martedì prossimo? Perché non viene qua lei a dirlo? Perché non si assume lei le responsabilità di rappresentare il governo in questa scelta? Manda avanti invece gli scagnozzi. E questo non è un atteggiamento responsabile. Perché Presidente Candiani non può, Presidente, può parlare in questi termini nei confronti dei colleghi senatori. La prego, faccia le sue valutazioni. Faccia le sue valutazioni politiche, ma evitiamo di esasperare o strumentalizzare ulteriormente questo tipo di scambio. Questo tipo di scambio. Ho detto che c'è. Allora c'è stata la reciprocità, senatore Centinaio, non voglio dire altro. Prego, senatore Candiani. Vede Presidente, ancora una volta si dimostra che il dibattito è dispari, perché ovviamente a qualcuno è concesso e a qualcuno non è concesso di esprimersi, assumendosi ciascuno le proprie responsabilità. Ma ci siamo accorti e ce ne siamo accorti tutti che questa mozione di sfiducia e quello che starà caratterizzando il governo è intimamente legato al referendum del 17. Ed è altrettanto evidente che il governo non vuole che prima si vada al dibattito, perché ha paura che possano emergere degli elementi che guastano la festa al manovratore, il quale nel frattempo, Presidente, ha messo in atto una serie di manovre diversive che non ci stanno sfuggendo, perché l'uscita degli 80 euro ai pensionati che fa adesso poteva tranquillamente farla un anno fa, 2 anni fa, perché se 3 miliardi a debito si possono fare adesso, potevano essere fatti anche prima. Salvo che a lui non interessi sollevare i pensionati indigenti dalla loro situazione di povertà, ma interessa esclusivamente mettere un diversivo sul tavolo per deviare l'attenzione della pubblica opinione. Questa è la levatura dello statista che ci governa. Ha detto bene il senatore Di Maggio, il ragazzino di Rignano, perché questi non sono atteggiamenti da statista. Il mettersi come ha fatto ieri a Palazzo Chigi a chattare davanti ai propri fans, ma che atteggiamento di rispetto ha nei confronti del Parlamento? Venga qui dentro a rispondere del proprio governo e di quello che i propri ministri hanno fatto alle spalle dei cittadini. Non si metta a fare il leone da tastiera, perché con i tweet abbiamo capito che si manipola l'opinione pubblica, ma venga qua dentro ad assumersi le sue responsabilità, oggi, non aspettando che nel frattempo i giornali ammansiscano tutto, perché questo è quello che ha intenzione di fare. Ebbene Presidente, il dibattito nel Paese è oltre la maturità e mi preoccupano molto gli scontri oggi di Napoli, perché era da tempo che non si vedevano le piazze infiammate quando arriva il Presidente del Consiglio dei Ministri. Oggi a Napoli è successo anche quello. E allora dico, la responsabilità è vostra di non volere discutere qua dentro le questioni, ma di farle diventare questioni extraparlamentari. Ed è una responsabilità grave quella che vi assumete, quella di evitare il dibattito parlamentare per compiacere a un Presidente del Consiglio dei Ministri che manda il Ministro per i rapporti con il Parlamento in televisione a paragonare il dibattito sulla sfiducia a una partita di calcio. Ma è questa la serietà che contraddistingue il governo, mi domando? È questa la serietà? Non è così che ci si comporta. Ribadisco, si viene qua dentro e si risponde. Perché, Presidente, stanno uscendo in queste ore delle questioni legate a Panama e ci sono capi di Stato, penso a Camerun, in Inghilterra, in Gran Bretagna, nel forte imbarazzo per avere un proprio congiunto di primo grado implicato in queste vicende, addirittura nella situazione talmente imbarazzante da mettere in discussione la propria agibilità politica. Qui abbiamo un governo
che ha fatto degli affari di famiglia un affare di Stato. Questo è quello che sta facendo la famiglia Boschi, la famiglia Renzi, la famiglia Guidi, la famiglia Lotti. Non ce n'è uno che non sia implicato in uno scandalo, e l'abbiamo risentito questa mattina anche la presidente Mucchetti. La fiducia che avete messo qua dentro oggi serve per fare un ennesimo favore a un parente di un vostro sodale al governo. Questo non è un modo serio di governare, questo è un modo per ingannare i cittadini. Ma lo sappia che come ha iniziato il suo ministero il presidente Renzi, pugnalando alle spalle chi l'ha preceduto, stia sereno, perché i cittadini non si dimenticano queste cose. Vergogna!